Ah, questa solo i genovesi. Sì, ma non perché sia in genovese, è lo spirito. Stalca, ciac. Ciac. Allora, questa mentalità la capiscono solo i genovesi, ma non perché è dialetto genovese, sarebbe comprensibile. Perché lo spirito della barzelletta è nostro e non colpisce gli altri. Allora c'è un disoccupato, una barzelletta appunto attualissima, esodato, miscio lì senza soldi, che si aggira per la città disperato, cercando di mangiare qualche nocciolina ai tavoli degli aperitivi abbandonati. Cioè, passa un pulmino con degli amici, salta su, dove andate? In Germania? Beh, là. Cosa andate a fare? A lavorare, c'è lavoro per tutti, tu sapevi fare il muratore? Sì, sono bravo. Se vieni in Germania trovi lavoro, ma così su due piedi, senza pigliare una valigia, salutare le persone. Guarda, se noi andiamo, se vieni trovi lavoro, se no rimani qua disoccupato, vengo. Salta su, dirà, penseranno che sia morto. Lavora 3 anni in Germania, finalmente ritorna con un po' di spiccioli. Arriva alla stazione Principe e fuori dalla stazione che piglia fiato con le valigie passa un amico e gli fa: ma se ti fai Giovanni ti parti? Cosa fai Giovanni, parti? Chi se lo spirito? Cioè, dopo 3 anni lui pensava arrivato. Ma è difficile da capire, sì, ho capito. È molto genovese, capisci? Come il genovese non ti dà soddisfazione. Il pescatore guarda il nattello, il sughero per i turisti, pensionato, sembra una statua mobile, proprio sedentario. Arriva un ragazzo invece sveglio con un cane, butta un rametto, un ramoscello a fianco del sughero, il cane cammina sull'acqua, prende in bocca il bastoncino, torna indietro camminando sull'acqua. Il pescatore non fa neanche una piega, neanche un plissé, non gli dà soddisfazione di stupirsi. Allora il ragazzo gli tira il bastone attaccato al sughero a 1 millimetro. Il cane arriva lì camminando sull'acqua, non disturba il sughero, prende delicatamente in bocca il bastoncino e ritorna camminando sull'acqua, lì niente. Allora ragazzi, ma l'ha visto il mio cane? L'ho visto. Quanti anni c'ha quella bestia? 12 anni. E allora si mette ancora in faccia, non impara più a nuotare.